Matxacurà! Matxacurà! Mi ets destacava una cosa passanta, passanta, passenta. Mi fermo qua! Mi fermo là! E a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. E pazzui! E pazzui! Accenderice voi da voi il viso del folle. L'ho fatto per te. Il grugno del pazzo lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi. A faccio lo pazzo, l'ho fatta per te. Come mi avesse sta capane, come mi avesse sta capane. A capo mi pensa che Matxacurà, Matxacurà. Oggi il dottore mi ha detto, mio caro, è stata in guerra. Venite qua, toccate qua. E ora da capo una specie da palle di Nissa Troa. E trastei, e trastei. Ah, come tosse sta palle di Nissa, il viso del folle. L'ho fatto per te. A capo qua palla, la tengo per te. Mamma mangia la sarda e una pizza, la scamorza e una capa merluzza. O pranzo lo pazzo, l'ho fatto per te. Con mamma pesce sta capane, con mamma pesce sta capane. Ai, ai, a capo mi pesce ne. Matxacurà, Matxacurà. E che mi hai fatto, donna perversa, bugiarda e sperzura? Che devo fare? Che posso fare? Se mi si giro vedendo mi porto, ma metto paura. Ma già sfarà, non te sfarà. A gente dice che è meglio accampare. Il viso del folle l'ho fatto per te. Il grugno del pazzo lo tengo per te. Ho venduto 3 quadri uno schizzo, 4 penne di struzzo e un arazzo. Ma faccio lo pazzo, l'ho fatta per te. Hey! Con mamma pesce sta capane, con mamma pesce sta capane. Ai, gule, ai, gule. A che mamma pesce che? Con mamma pesce sta capane, con mamma pesce sta capane. Ai, gule, ai, gule. A che mamma pesce che? Presentimento è il nuovo album di Peppe Servillo e Solis String Quartet. Oggi siamo qui a Fanpage Down con loro per parlarne. Benvenuti. Presentimento, quella del presentire è la condizione degli artisti e dei poeti. Nei loro versi appunto annunciano segreti, passioni e tradimenti. Questo è l'incipit di questo disco, parliamone. Noi abbiamo considerato gli autori di queste canzoni come degli indovini, come delle persone che presentano, sentono prima degli altri quello che sta per avvenire. Spesso queste canzoni ci suggeriscono il desiderio e quindi il destino della nostra vita in qualche modo. Raffaele Viviani, Giuseppe Cioffi, Leonardo Vinci, Edoardo Nicolardi, Armando Gil, ecco, in questi autori è più vivo questo presentimento rispetto che ad altri. Come mai la scelta di questo repertorio così vasto e così anche per certi versi nascosto? Bah, la scelta era veramente difficile perché le canzoni napoletane, come voi sapete e come tutto il pubblico sa, sono vaste, sono tutte bellissime. Con Peppe e con i ragazzi ci siamo messi molto attentamente a trovare dei brani che poi andavano nella direzione di Peppe. Ci siamo divertiti a inventare alcuni brani, tipo Matxacurà, che l'abbiamo un po' fatto alla maniera di Rossini, abbiamo omaggiato Rossini come se fosse il barbiere di Siviglia. Ecco, gli abbiamo cucito addosso un vestito che calzasse a pennello per Peppe. Ecco, Peppe, in un'intervista precedente hai menzionato Fausto Cigliano come riferimento per l'interpretazione ai brani di presentimento. È uno degli interpreti viventi ancora della tradizione più importante, però noi non vogliamo far torto agli altri, no, ovviamente. Sicuramente però per canzoni come Presentimento, come Tutta per me, l'interpretazione di Fausto Cigliano per noi è stata una via maestra. La canzone classica napoletana è universale, con una profondità e una bellezza che però, come ogni grande classico, incontra qualche difficoltà nella contemporaneità ad essere capita e fruita. Noi abbiamo sempre guardato alla tradizione, alla ricerca appunto di rinnovare questa tradizione. La rinnoviamo attraverso una formazione, una formula sicuramente che apparentemente può incutere un po' di timore, no? Il quartetto d'archi ed una voce, ma attraverso gli arrangiamenti, appunto, come citava Antonio, cerchiamo di darne delle riletture asciutte insieme con la maschera del teatro che Peppe riesce a mettere
in queste interpretazioni, quindi una connotazione comunque sobria, elegante, ma contemporanea. Per presentare un brano di presentimento anche ai nostri lettori, per parlare un po' del disco, mi piacerebbe parlare un po' di Tarantella Segreta di Raffaele Viviani, che è una piccola perlina preziosa del repertorio di Viviani. Il tradimento per amore, un amore nascosto, un amore scabroso, ma messo lì così con dolcezza e ironia. Sì, nell'album non è l'unica canzone che parla di questo, anche Mezzograno racconta anche di un tradimento. Il tradimento è anche un po' il nostro, perché poi portare queste canzoni dalla tradizione in una veste nuova comporta anche un po' il tradire, il traghettare altrove questo repertorio, però sempre con grande rispetto. Questa canzone in particolare, quella che tu hai citato, è interessante perché, a parte il fatto che l'autore è Raffaele Viviani, non abbiamo nulla da aggiungere in proposito, ma è una canzone che ha un tono divertito parlando di una cosa che è drammatica. Succede anche in Palomba di Armando Gil. Sembrano canzoni che seguono un po' una legge del teatro, che è quella del contrasto, cioè di creare dramma nel momento in cui si mettono assieme due colori che apparentemente contrastano. Ecco, immaginiamo di avere qui davanti a noi una classe di teenager che di canzone napoletana classica sa poco o nulla. Cosa consigliereste del vostro disco da ascoltare come prima canzone? Beh, no, questa è la domanda più difficile che mi potevi fare. Perché noi non abbiamo l'esclusiva di queste canzoni. Non l'abbiamo perché è un patrimonio che appartiene a tutti, è nella memoria di tutti. Alla memoria ci si avvicina per ragioni che sono personali. È una scoperta che si fa, è qualcosa che tu hai dentro senza saperlo. Quindi diciamo che molti teenager napoletani e non sicuramente hanno memoria di ciò grazie al paesaggio che li circonda, umano e naturale. Posso aggiungere, forse quando non c'è, come quell'esperienza che vivemmo in una scuola romana, se ti ricordi, proprio di ragazzini, quando non c'è la memoria, magari vedendoci e sentendo queste canzoni, comunque restano molto affascinate e poi si incuriosiscono e cercano magari, ecco, il disco, di ascoltare qualcosa, perché comunque è un qualcosa che è molto bello. Parliamo dei prossimi appuntamenti. Vincenzo, vuoi ricordarci date a breve? Consiglio tutto di seguire la nostra pagina Facebook, che è aggiornata in tempo reale, il sito per le date, ma voglio ricordare le due date a cui teniamo molto in novembre. L'11 novembre all'Auditorium a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, e il 21 novembre a Napoli, ritorniamo nella nostra città, al Teatro Diana. Siamo in chiusura, noi siamo stati veramente onorati di avervi avuto qui con noi. Consiglio presentimento di ascoltarlo su Spotify, comprarlo in fisico e in digitale, tutti i riferimenti qui sotto di me nella televisiva sovraimpressione. È stato un piacere e un onore, ripeto. Piacere nostro, grazie. Ciao. Alla prossima. Se tu mi vedi chiami, quando sto in braccio a te, se tu ti senti stringi, più forte e vuota non lo sai perché. Saccia che t'acci a perdere, senta che t'allontani, che tu te ne pochi prima rimane, per non tornare più a me. E tanto mi fai chiamare, tanto mi attacca a te più forte. Ma l'era vorrei morire con te così. Ehi, di che bene inutile si è destinata già, cora che sanna spartene, nessuna cosa è poco avvicinata. Chi le braccia d'incatena, chi o cuore riesce a dire, a come scura stu destino mio. Basta fatalità, e non ti saccia dice, perché m'attacca a te più forte in lei. Lera,
fosse l'ellera, potria morire con te così. Dimmi se è fronna torna, ottobre fa cadere, se tutto torna a nascere, qua primavera se lo sta per me. Chiudere sa quei ghiagnere, chi innamorato sente, si mosse sparta sto presidente, perché m'attacca a te. Un amore abbraccia, come da braccia su da breccia, l'era, l'era, songa, l'era, voglio morire con te così.